Salvini e dei 14 speleonauti che per 48 giorni sono vissuti nelle viscere della Terra. Il TG1, lo avrete notato, ha seguito fin dall'inizio questa esperienza, documentandola anche con la partecipazione di un operatore della RAI. I 14 della città sotterranea stanno ormai per uscire dalla grotta dove hanno vissuto in completo isolamento. Colleghiamoci con Frassassi, con Pino Scaccia. Sì, ecco, siete collegati con Genga, nella gola di Frassassi, siamo esattamente davanti al foro, all'apertura della montagna, da dove tra pochi secondi dovrebbero uscire i partecipanti all'operazione città sotterranea. Sotto di noi scorre il fiume Sentino, mentre sopra le nostre teste centinaia di persone, operatori, giornalisti, fotografi, molti parenti, amici, anche autorità, stanno aspettando con impazienza questa uscita. L'operazione, ormai lo sapete, è iniziata esattamente il 14 dicembre, quindi sono passati 49 giorni. Qui alle nostre spalle c'è una grata che ieri sera è stata aperta per permettere l'entrata dei medici che hanno effettuato gli esami clinici.